Molti eventi, tanto entusiasmo, ma un'occasione persa per i commercianti del centro storico di Bari. Quella della prima edizione della festa che avrebbe dovuto coinvolgere il quartiere dalle 8 di sabato sera alle 5 della mattina successiva è la cronaca di un successo a metà. Un successo di affluenza, perché fin dalle prime ore della sera Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile erano stracolme, ma una delusione per la scarsa volontà da parte dei commercianti a cogliere l'opportunità offerta dagli organizzatori. È un grandissimo successo, ha funzionato tutto perfettamente, ci sono stati solo dei problemi dovuti alla tanta gente che è arrivata, che è andata ben oltre le nostre più rosee aspettative. I commercianti avevano la possibilità, per una volta, di poter restare aperti fino alle 5 di mattina, attraendo le migliaia di persone che non aspettavano che questo. Passeggiando per le vie del centro, però, molti erano i pub aperti, ma la maggior parte degli altri esercizi già alle 21 aveva le serrande abbassate, a parte alcune sporadiche eccezioni. Mi trovo qui casualmente io, stavo chiudendo alle 9:10 perché non c'era nessuno, è arrivata mia sorella, ci siamo messi a fare la chiacchiera e siamo rimasti, altrimenti anch'io ero via. E anche per quanto riguarda gli eventi, qualche intoppo c'è stato. Molte le persone deluse per essere rimaste fuori dal Castello Svevo a causa del grande successo dello spettacolo della Rimbam Band, mentre chi voleva visitare il Museo Civico e quello diocesano ha trovato entrambe le strutture chiuse. La mostra di Palazzo Simi è chiusa. In definitiva, idee buone ma macchina ancora da rodare. Il tempo per migliorare c'è e la risposta delle persone è confortante. Un patrimonio da non sprecare in vista della prossima edizione. Aspettando che lo capiscano anche gli esercenti.